Un africane! Che carino! Buongiorno amici e ben ritrovati sulla spiaggia di Wotan. Oh, ammazza, ecco. Ecco, è come Metal Gear. Scappa. C'è un problema con questi ragazzi, questi Beach Boys. Prima di tutto devi stare attento a non entrare nel loro raggio d'azione, se no sei fregato. E ti intercetta come il gioco dei Pokémon, se tu passi davanti. Che tra l'altro credo che ci abbiano spillato 1.000 euro in tutto. In totale? Sì. Beh, probabilmente tirano su un altro villaggio quei soldi che abbiamo dato. Andiamo a svegliarlo. Oggi proviamo questo omelette di verdure. Tu che hai preso? Pure omelette? Di verdure, era quella di qua su là. Ah, ok. E come sempre, succo di mango. Se volete il petto come Diego, dovete mangiarvi 8 uova a colazione. Questa vacanza mi sta veramente rilassando, a parte che non puoi uscire sulla spiaggia perché i Beach Boys ti attaccano alle spalle appena ti vedono, però il resto è veramente super rilassante. Questo potrebbe essere un problema perché tra poco, tra 2 giorni, torniamo a Roma, e tornare a Roma vuol dire ricominciare la routine, vuol dire ripassare tutte le giornate davanti al computer, le notifiche, rispondere alle mail, e il traffico, e i clacson. Dio, che ansia, io voglio godermela ancora un altro po', non voglio andare via, voglio le palme. Ragazzi, solo le ombre, mi raccomando. Siamo scalzi. Dove va? Formazione, vai. Ci siamo? Se no ci braccano i Beach Boys. Aia, ok, questi sono coralli, non va bene. Aia. Che piccolo. No, sono troppi. La nostra formazione non funziona. Aiuto! Ci hanno catturato di nuovo. Ragazzi, ci siamo liberati dell'ultimo Beach Boy. O esce uno gigante adesso che è tipo il mostro finale. Ce ne sono altri? Ce ne sono altri. Dannazione. Seconda fase di attacco, sono respawnati in mezzo alla sabbia. Siamo degli eroi, non abbiamo ceduto fino alla fine. Siamo tornati in villaggio. Ah, come scotta! Non rifatele mai a casa da soli! Le potete fare solo in vacanza con noi! Ma dove sta Marcello? Raga, i Beach Boys ci stanno seguendo come i biker mice da Marte! Mamma mia! Aiuto! Mamma mia, come bruciano i polpacci, ragazzi! Oggi mi sono ustionati i polpacci in spiaggia. Ok, incamminiamoci per Malindi. Questo posto è pieno di locali, è tipo il Pigneto di Malindi. Qua fanno il vino di cocco. Questo è il vino di cocco. Vedete com'è denso? Sì. Allora, se guardate bene, guarda come è formato. Sgoccia. È il pus. Allora, questo vino praticamente dura massimo 3 giorni. Massimo 3 giorni. Quindi praticamente per fare questo vino di cocco mettono una bottiglia di plastica sotto al ramo della palma di cocco, che si riempie di latte di cocco, e lo fanno tipo marcire perché l'odore è terribile, veramente agghiacciante. Adesso andiamocene verso il mercato, che a quanto pare è figo.
vi viene voglia di mangiare dei sassi, questo è il posto giusto, perché è tradizione mangiare i sassi e loro li vendono. C'è una vera e propria regola: quando speri di non morire ti butti in mezzo alla strada e vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ci siamo tutti? Siamo tutti, credo. Raga, guardate dove ho portato. Qua quando cala il sole ci facciamo le fotine come gli Instagram e quelli americani bellissimi. Allora, ogni tempo se non è la pioggia, l'acqua scava questa terra e poi se viene a dopo 2 anni o 3 anni si vede una cosa diversa. Ma anche quando piove qua non si riempie, tutta l'acqua cuore via, va giù dove c'è il fiume. E poi anche a mezzogiorno fa 45 gradi, se venite qua a mezzogiorno, mamma mia, diventate come aragoste, picchia picchia. È quello che i turisti mi hanno dato quella soprannome, cioccolatino fondente. Perché di notte non mi vedo, Marco, dove vai? Da dove si sale? Da qua. Ammazza che faticata l'arrampicaggio. Però ragazzi c'è una luce, mamma mia, al tramonto al canyon. Porca vacca, che roba. Dai, 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 dai. Tutte marce corte, Marcello, vai. Oddio, io come salgo lassù? Raga, io non c'ho il fisico questa roba. Io sono abituato alla tangenziale. Ah, siamo appena tornati in villaggio, io devo andare a ritirare i miei pantaloni, non vedo l'ora che me li ha fatti su misura. Vamonos. Cioè, ma chi ce l'ha questi? Adesso direi che è arrivato il momento di mangiare. Ci vediamo domattina con una nuova splendida giornata di mare. Sarà molto bello. Ancora. Buongiorno, noi ci spalmiamo la crema. La vicenda. Che carini. Ah! Esatto. No, Valeria. No. Ciao, Vale. Mandaci le foto dell'hotel. Di lei, Robby. Ma chi era quella? Che ne so.
spiagge grigliate in mezzo alle mangrovie. Grazie. Perché a noi dell'HCCP non ce ne frega niente. No, vattene. Abbiamo abbracciato uguale! Credo sia arrivato il momento di tornare in piscina. Andiamo in spiaggia! A parte che è caldissima! Non ho mai sentito una cosa del genere, Scotta! Andiamo! È così fastidioso! No! No, la guarda neanche, no, che schifo! No! Fatto di anche! Questa è l'ultima sera, io sono tristissimo, sto scaricando i file, sto rivedendo tutte queste giornate che abbiamo passato, è stato troppo divertente. Vabbè dai, intanto stasera c'è la cena in piscina, quindi qualcosa di divertente lo facciamo. Scusate il disturbo e tutti i gentili ospiti che non facciano parte del nostro gruppo, scusate, per siamo un po' casinisti, però siamo qua per divertirci, siamo ragazzi e chiediamo scusa. Innanzitutto volevo anche ringraziare Nicolò, Marcello e Franz per l'occasione che ci è stata data, perché è stata un'esperienza, penso, una delle mie migliori della mia vita. Non ci conoscevamo nessuno una settimana fa e adesso siamo come se fosse una grande famiglia. Nessuno si ricorderà di questa serata, tranne il sottoscritto. Sei fortissimo! L'ho vista. Buona serata. Grazie di tutto. È stato proprio bello.